Siamo dispiaciuti perché non siamo riusciti ad ottenere quello che era l'obiettivo della salvezza, ma soprattutto come è arrivata questa retrocessione. Credo che il gruppo non sia mai riuscito a entrare in amalgama tra di loro e a trovare le energie per lottare su ogni gara, come invece avremmo dovuto fare, come i nostri competitor per raggiungere la salvezza hanno fatto durante l'arco della stagione. E adesso come si guarda la prossima stagione? Ma con serenità, nel senso che con Davide Mazzanti abbiamo un programma triennale, quindi questo vuol dire che è forte l'impegno della società anche sul settore femminile. Ovviamente ci aspetterà un campionato di A2 in cui vogliamo essere protagonisti per vedere di recuperare immediatamente la massima serie. La possibilità di acquisire diritti in A1 è una possibilità aperta, dipende dalle eventuali opportunità che si ponessero. Ma noi in questo momento la diamo come chiusa, anche perché poi purtroppo il mercato inizia sempre con maggiore anticipo e quindi rischieremo di dover acquisire magari tra 10 giorni un titolo di A1 e non essere poi in grado di allestire una squadra, come dire, competitiva per questo palcoscenico. L'anno scorso è stato giocaforza perché siamo saliti il 10 di maggio e quindi quelle erano le tempistiche. Dover riaffrontare un percorso del genere partendo già in difficoltà non credo che sia anche giusto nei confronti di un territorio che comunque quest'anno ci è stato di supporto.